destra o sinistra secondo destra, lei? Destra. Più alla destra sicuramente. La sinistra spero. Ma io sono di sinistra, a me piace. La destra. Secondo lei Renzi, a lei è piaciuto oggi? Molto. Ma piace di più alla destra o alla sinistra secondo lei? Tipo, questa è una domanda. Io penso che spero che piace più alla sinistra che alla destra. Piace di più alla destra o alla sinistra? Guarda, Renzi mi piace, alla destra mi piace, alla sinistra mi piacerebbe che facessero delle cose fatte bene, concrete, per gli per la gente. La politica è una politica che comunque fa parte e rientra nella politica del PD, quindi di sinistra. Poi che possa attirare della gente, dell'elettorato di destra, questo può essere magari dovuto al modo di porsi a cui sono loro abituati, questo però non credo sia funzionale al discorso dibattito politico. Secondo me piace, no, può piacere sia al popolo di destra, diciamo, e al popolo di sinistra. Perché? Cioè può raccogliere comunque tutti i sentimenti di destra e di sinistra, cioè trasversali, diciamo. Piace un po' ai delusi di quelli sia di destra che di sinistra, non c'è un particolare posizione. Comunque a destra al centro centro al centro sinistra trattino sinistra. Si piace di più alla destra o alla sinistra secondo voi? Secondo me alla sinistra. Direi alla sinistra. Perché faccio delle domande un po' sciocche, la ringrazio. Renzi piace di più agli elettori di destra o di sinistra? Per me piace gli elettori, piace gli italiani, non si tratta di destra o di sinistra. Più elettori di destra o di sinistra per Renzi? Per me tutti e due, perché abbiamo bisogno di gente giovane che faccia. Siamo stanchi di gente vecchia. Renzi piace di più agli elettori di destra o di sinistra? Allora, io che voto sinistra, penso che piace di più a quelli di destra. Io sono una persona di sinistra e a me piace. Renzi piace di più agli elettori di destra o di sinistra secondo lei? Me sono sinistra, non piace a me, mi piace a me, parlo in italiano. Io ero una bersaniana in politica, però sono rimasta un po' delusa. In un mondo che cambia così velocemente, beh, noi avremo bisogno di inventarci un partito diverso, dove lo stare insieme non si basa soltanto sulla tessera e sull'appartenenza e l'iscrizione.